Salve gente, benvenuti in questo nuovo vlog. Ok raga, passiamo subito con questo. Allora raga, io ho già caricato una top 10 degli youtuber preferiti che seguo. Bene, per quest'anno ho messo questi youtuber qua, ma questa top potrebbe anche cambiare nel corso del tempo, visto che questa top la caricherò a Capodanno. Ok, allora iniziamo subito a vedere i 10 che sono in questa top per ora. Allora, abbiamo The K.O. Kid, che raga, come serie in questo periodo ha finito Fahrenheit, che poi grazie a lui se ho deciso di farla io sul mio secondo canale, quindi grazie mille. Poi come serie in questo momento che sta facendo, allora sta facendo la serie di Spencer. Sapete quel film dove c'è Bud Spencer e Dennis Lee? Se non sbaglio era lo chiamavano Trinità, ecco, sì. Infatti sta facendo proprio quel gioco di quel film. Vabbè, magari il contrario, ma vabbè. Poi raga, sta facendo la serie di Hercules per la pre-1. Che io, raga, quella serie io la odio per il gioco, non per altro. Perché, raga, quando io ero sempre al quel cavolo di Minotauro. Non Minotauro, il quello lì, umano cavallo. Come cazzo si chiamava? Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, arrivavo a quello lì, oh, non capivo mai come cavolo ammazzarlo. Infatti, ero sempre contro di lui con la spada e sbagliavo. Infatti lui è andato su una collinetta e è saltato in groppa e poi l'ha sconfitto così. Sei un grande, io a quel gioco veramente sono un idiota che dovevo vedere bene il film, credo, per accorgermene, oppure dovevo esaminare per bene il filmato, perché vedendo i filmati uno si può arrivare, io no. Vabbè, comunque, poi abbiamo The Alien, raga, che come serie sta facendo la casa, come che si chiama? Vabbè, alieni con mostri contro alieni, Monster House, mi sembra che si chiama il gioco. Sapete quel film dove ci sono questi tre ragazzini che avevano detto questa casa che è viva, che ruba sempre gli oggetti agli altri, certe volte si mangia anche le persone. Vabbè. Poi come serie sta facendo ah, La gang del bosco, per chi è interessato. Poi abbiamo, oh, scusate, abbiamo Stan e Nico Gamers Channel. Questo duo, raga, fa le serie in maniera comica, come se stessero vedendo una partita di calcio. Tante volte, raga, commentano anche in napoletano le partite. Vabbè. Allora, come serie, raga, stanno facendo attualmente Dino Crisis, io lo chiamo Dino Crisis, vabbè, poi stanno facendo Fear, il primo, spero che faranno anche il secondo perché è quello più pauroso, poi stanno facendo come serie, credo Penumbra, ma mi sa che l'hanno finito, che non ricordo.
Vabbè, poi c'è il mio amico Pig Dead 97 che, raga, in questo periodo sta facendo Dead Island e Alice Return Borderland. Poi abbiamo Mazer Ma Ez Paul che sta facendo Heavy Rain. Un gioco veramente tragico, veramente. In questo gioco, raga, le sfighe capitano dietro l'angolo. E basta. Non sto facendo nessun'altra serie per ora. Comunque, raga, io ho dato tutti i link in descrizione nei loro canali. Se volete andare a vedere. Poi abbiamo i Noob Channel. Chi non li conosce, questi due? Allora, qua abbiamo Spawn e qui abbiamo Camper. Allora, raga, loro fanno ultimamente la serie su The Chaos ad Eponia, che anch'io porterò tutta la serie prima o poi. Poi, raga, loro sono bravi a fare le live su Fortnite, anche se nei commenti dovrebbero rispondere. Guarda che palle. Poi, raga, basta. Ok, passiamo al prossimo. Il Milio Gamers, che in questo momento, questo periodo, sta facendo. Ok. Allora, sta facendo. Aspettate, lasciami ricordare un attimo. Vabbè, lo ricordo. Comunque, ha finito da un po' il gioco Nightmares e fa le live su Call of Duty World 2 e Rocket League, e poi c'è anche quel gioco horror tipo Venerdì 13 che non ricordo ora il nome. Vabbè, poi abbiamo la grande Giulia Gatta 97 che fa racconti horror, gioca a RPG horror, il suo computer parla e lei è completamente pazza. È divertente. Vabbè. Spero che porti la serie di Deponia anche lei. Vabbè, comunque. Poi abbiamo, beh, FabiJ TV. Beh, lui chi se ne frega cosa sta facendo adesso, raga. Però voglio dire una cosa, va. Allora, lui qualche tempo fa aveva fatto facendo la serie The Witch House, che poi era stato così nel cassetto, così a caso. Adesso lo sta rifacendo. E devo dire, bravo FabiJ, bravo per continuare questo cavolo di gioco. Anche se dovevi farlo un po' molto più prima. Che cavolo, sei uno youtuber ora, professionista, comportati come tale. Visto che per me non lo è, proprio per niente. Per me è un po' un giocatore scadente, FabiJ. E non vi dico neanche il motivo, guarda. Vabbè. Poi abbiamo Barba Scura It's. Youtuber che fa diversi commenti. Fa diversi video comici su riassuntare serie, film di animazione e cose varie.
in maniera brutta. Poi basta, quindi raga, andate a vedere questi canali e vi ricordo che questa top potrebbe cambiare alla fine di Capodanno. Quindi raga, potrebbe esserci uno di voi questa top 10 e chi c'è già vedrà alla fine se c'è ancora o meno. Ma io credo, raga, che questo top alla fine ci saranno ancora Famijay, poi il Number Channel, Big Dead e The Alien. Per me, purtroppo Dingo Dino non l'ho messo perché in questo momento è morto, diciamo, il suo canale. Proprio nel vero senso della parola. Vabbè. Ora passiamo a un'altra cosa. Allora, raga. Visto che ho finito la serie No More Heroes 2 e Fable 2, la prossima serie che sta per finire sul mio canale è questa. Gears of War 2. E quanti episodi mancano, voi direte? Allora, raga, per ora ci sono due episodi. Quindi dovrebbe finire la serie a massimo a 4 o 3 video. Quindi cercherò, raga, di caricarli il meno tempo possibile, cioè più che posso, così la serie è finita. Ora, raga, dopo che avrò finito Gears of War 2, porterò solo una nuova serie di 4 che voi, raga, dovrete votare. Allora, queste serie sono abbiamo allora la prima serie allora, so, allora il primo è Kane e Lynch The Amen, che farò in cooperativa con il mio amico Sintilla alias Stefano. Poi il secondo gioco è Lost Odyssey, un gioco che ci so che si un gioco che si svolge in non uno, non due, non tre, ma quattro dischi di gioco. Quindi questa serie è parecchio lunga e io ho già prodotto 8 episodi, come per Kill e Elite, che ci sono già 3 episodi pronti. Poi le altre due serie sono Guitar Hero 3 Legend of Rock, che potete scegliere se farli scontrare uno contro l'altro, così chi vince potrà farla con me, oppure votare così semplicemente, o votare così e basta, fra i due. Bene, poi il mio amico Stefano, ah giusto, aspettate, mi ero dimenticato la quarta seria che purtroppo non c'è la copertina, quindi ve lo dico io. Allora, la quarta serie poi è Wolfenstein, il primo della saga. Quindi, raga, votate tra questi quattro giochi. Così poi, quando avrò finito Gears of War 2, la farò. Allora, vi ricordo che sono Lost Odyssey, Kane e Lynch,
Guitaro e Wolfenstein. Bene, poi il mio amico Stefano mi ha regalato dei giochi che sono Guitaro 3, Battlefield 4, The Sims 2, Metal Slug 3 e Mortal Kombat vs DC Universe. Grazie Stefano. Ah, giusto, poi come acquisto ho fatto solo Wolfenstein, che ho detto prima. Poi raga, allora, voi sapete che io ho sospeso la serie di Pokémon Stadium. Che poi volevo fare come nuova serie con nuovi scontri. Pokémon Battaglia Revolution per la Wii. Ma visto che i Pokémon qui ne mancano così tanti e io non li ho, e mi serve per forza per fare le lotte che voi volete con i Pokémon che volete della terza alla prima generazione, poi era dalla quarta alla prima, non ricordo. Ecco che non li ho e mi serve per forza i giochi dei Game Boy Advance dei Pokémon precedenti, ovvero Verde Foglia, Rubino, Zaffiro e così dicendo. Bene, poi, siccome questa cosa purtroppo non è stata possibile, ovvero catturare i Pokémon di quelli lì e poi metterli in perla, che poi li mettiamo qui. Purtroppo Pokémon Battaglia Revolution non ci saranno lotte, purtroppo. Quindi, raga, da questo preciso momento io riapro la serie di lotte di Pokémon Stadium. Quindi, raga, non scrivete qui sotto in questo vlog la vostra squadra della prima generazione. Lo fate in un video a parte che metterò fra pochissimo tempo, massimo domani. Così potrete scrivere nei commenti la vostra squadra della prima generazione. Vale anche per chi vuole la rivincita con chi ha perso contro di me. Poi, raga, allora vi dico che la nuova PlayStation 3, per cui sto risparmiando, vi dico che sono arrivato a ben 50 euro. Quindi sono alla metà dei soldi per comprarla nuova, più o meno. Quindi sono a buon punto. Allora, visto che purtroppo, come sapete, la PlayStation 3 non posso fare video, quindi ho deciso di portare come lotte di wrestling le lotte del 2008, che avevo già portato tre lotte. Ma poi, visto che avevo preso WWE 2017, non le ho fatte più, quindi direi che è un buon momento per riportarvele, le lotte fra superstar. Bene, poi voglio anche riportare la serie di lotte Z fra i lottatori di Dragon Ball Tenkaichi 2. Quindi, raga, commentate chi volete vedere combattere. Ci sono tante novità, raga. Quindi, io direi che qui è tutto.
Quindi, raga, andate anche sul mio secondo canale, attivate la campanella, così quando faccio le live, voi lo sapete, visto che quando faccio le live sul mio secondo canale, voi proprio non ci siete. A meno che voi non mi dite un orario preciso, così faccio la live e voi mi seguite. Ok? Poi, quindi vabbè, è tutto, ci vediamo nei miei prossimi video e vi lascio questa foto imbarazzante di Dennis. Ciao!